Valerio Giacomelli, coordinatore area tecnica Terraferma Veneziana, 28ª edizione della Venice Marathon e ancora una volta The Making of, il dietro le quinte della Venice Marathon. Ragionavamo prima con Valerio dell'importanza di portare alla luce quelli che Valerio definiva i lati oscuri della maratona. In realtà sono i lati che consentono alla maratona di aver luce, perché stiamo parlando del lavoro dei volontari che permettono la buona riuscita di una gara che ormai ha un'importanza assolutamente fondamentale nel panorama sportivo italiano, ma anche internazionale. E allora parliamo di questi lati oscuri. Che cosa li rende così stimolanti da far sì che poi per tanti anni un volontario decida di continuare nel suo apporto? Ma sorge dal divertimento e fondamentalmente anche dalla passione che uno ha di perseguire questo mondo un po' particolare, un po' diverso dagli sport di massa, ma sempre molto importante. Io dico sempre che lungo il fiume si vede questo fiume di corridori veloci, belli, appunto, da ammirare, e non si pensa che perché la loro corsa sia possibile, in realtà c'è una macchina organizzativa che inizia a muoversi parecchio prima e che lavora molto anche durante la gara. Certo, certo. Io quando commento la gara con atleti in altri episodi, in altre domeniche mattina, io parlo che loro corrono la gara, ma io la faccio la maratona, nel senso che noi la costruiamo, la viviamo, la creiamo, ma loro risolvono soltanto correndo la gara, per cui noi la viviamo e la respiriamo. E tu, Valerio, la vivi dalla prima edizione? Io la vivo dalla prima edizione come volontario all'incrocio, come molte altre persone. E allora raccontaci la tua domenica della maratona tipo. La mia maratona tipo comincia 4:30, 4 del mattino, con inversione di sensi unici, chiusura di strade, per poi andare a coordinare quelli che sono tutti i gruppi di protezione civile della provincia di Venezia e non, con le forze dell'ordine, i vigili, la polizia e i carabinieri, e là aspettiamo in attesa della via definitiva di chiusura delle strade. E poi dicevi una cosa molto bella, che insomma ognuno ha il suo ruolo, ci sono provenienze diverse, sì. Protezione civile, forze dell'ordine, ma insomma poi si crea una grande armonia, per cui alla fin fine, certo, Tutti volontari e non volontari, ma sono uguali, impegnati nello stesso sforzo. Sì, e alla fin fine l'obiettivo finale è che la maratona esca o finisca, concluda il suo iter nel bene possibile, nel meglio possibile, per cercare di fare uno spettacolo anche per la gente che guarda. Per cui anche il volontario singolo che è all'incrocio è una pedina molto importante del gruppo. Per cui insomma ci si sente parte, credo, della manifestazione. Sì, sì. Insomma, certo. È un po' come se la vinceste anche voi alla fin fine. Noi la vinciamo quando arriva l'ultimo, in un certo senso, ma anche il volontario che è lungo la strada, anche lui è un vincitore. Dicevamo prima, tante edizioni sotto la pioggia, tante edizioni con il sole. Questa, sì, del 2013 come sarà? Pronostico. Migliore del 2012, ma comunque ogni anno è migliore dell'anno precedente, per cui sarà sicuramente favolosa. E allora edizione bagnata, edizione fortunata, ma insomma speriamo che ci sia il sole. Certo, ma è una leggera pioggerellina, ma così per rinfrescare, gli atleti. Allora, buoni preparativi e ci vediamo il 27 di ottobre. Grazie. Arrivederci.